Ciao a tutti amici softerizzi e softgunner e bentornati su Airsoft Caesar. Oggi facciamo una recensione veramente clamorosa, rivoluzionaria, epica. Di che cosa parliamo? Parliamo dei prodotti della Lynx Night Device. Oh my god, it's so sexy! Prodotti molto chiacchierati ultimamente nei vari forum e sui vari social. Vi spiego brevemente che cos'è Lynx. Lynx è un'azienda neocostituita, è un ramo, quindi comunque un'azienda elettronica, proprietario appassionato di Airsoft, si è messo a fare dei prodotti per l'Airsoft con un'attenzione al particolare e con una qualità costruttiva e con una qualità soprattutto dei componenti interni altissima. Molto bene. Detto questo, oggi vi presento quello che è uno dei loro prodotti di punta, che è l'LWS 31. La Lynx ne produce praticamente 4 versioni, quindi vi fa capire anche la grandezza e la serietà dell'azienda, perché escano sul mercato in un colpo solo con 4 prodotti. Allora, oggi vi parlerò dell'LWS 31 standard. L'LWS 31 standard può essere declinato in due configurazioni, la base e la full set. Cosa differisce tra la base e la full set? Fondamentalmente gli accessori, perché le prestazioni su tutti i 4 LWS 31 della Lynx sono le medesime e sono al top della categoria. Di conseguenza cosa cambia? La Lynx, essendo che sono soft gunner e sanno come funziona, ok? Per cercare di darvi un prodotto di qualità esagerata al minor prezzo possibile, vi hanno lasciato le prestazioni invariate. Tra il base set e il full set cambia soltanto la presenza o meno del suo battery pack. Voi direte, cazzo Caesar, ma come fa ad andare senza battery pack? Ora ve lo spiego, patatini. Allora, nel full set voi troverete battery pack e il suo caricabatterie. Quindi non c'è da comprare caricatori extra, caricatori particolari, bilanciati, imparare a usarli. No, questo è un full set plug and play. Tu lo prendi, l'agganci, quello si ricarica, la luce si stacca, lo stacchi. Finito. Quindi questo nel full set si parla di un battery pack da 1600 mAh, tecnologia Lion, quindi praticamente come le batterie Titan, veramente top. Durata 6 ore con il dispositivo acceso con l'IR a 940 a tutta potenza. Poi ci arriviamo e voi direte, allora lo standard set come fa a funzionare? Ma semplicissimo, la Lynx vi dà in dotazione questo qui è un semplice cavetto di alimentazione con un attacco mini Tamiya. Eh sì, avete capito bene, ci potete attaccare le vostre lipo da fucile. Cavolo, è una figata paurosa. La casa ha testato il fisore fino a 24 volt, vi raccomanda le 7,4 volt. Poi non dite che non vi avevo avvertito, ok? Il visore è stato testato fino a 24, ma 7,4 per sta tranquillo. Quindi cavo d'alimentazione per le sue lipo. Questo qui è il cavo d'alimentazione del set full, per ovviamente collegarlo al battery pack. Nel set full, per chi se lo stasse già chiedendo, sì, vi viene fornito anche quello per caricarla con le lipo. Quindi voi vi infilate una bella batteria lipo dentro una Canterway pouch e chi si è visto si è visto. Ma anche per eventi più lunghi è molto comodo, anche per chi prende il full set, perché parte col suo battery pack, se vede che deve tenerlo acceso per più di 6 ore c'ha dietro una bella lipo di scorta, stacca il battery pack, attacca sto cavetto con la lipo e l'uomo vive. Quindi direi che è tantissima roba. In tutti i set vi viene fornito uno sticker, guardate che cavolo di figata, cioè ma guarda cosa sono inventati, un capolavoro. Quindi sticker,
e mi viene data questa bellissima bustina. Da una parte c'è il velcro per attaccare il battery pack per il velcro, per chi non ha delle pouch dedicate sull'elmetto. E mi vengono date due chiavette proprietarie. A cosa servono? Ora andiamo a parlare del visore in sé. Perché? Perché questo cambia veramente tanto rispetto agli altri visori che abbiamo visto fino adesso. Qui non c'è RunCam, qui non c'è FPV, qui non c'è tutta quella roba lì. Questo non è un prodotto che ti puoi fare guardando un video tutorial su YouTube, su Facebook, su vari forum, perché è tutto diverso. E ve ne sarete resi conto soltanto dalla descrizione delle possibilità di alimentazione, ok? Ovviamente la Lynx è una ditta elettronica, produce l'elettronica che gestisce e che manda il visore. Quindi tutti i circuiti, tutte le schede, tutte le cose sono prodotte autonomamente in casa. Con grandissimo sforzo di ricerca e sviluppo hanno fatto un'elettronica proprietaria, così che voi potete mandarlo con più tipi di batterie, per esempio, che potete accendere il visore e l'IR non parte, quindi voi potete accendere il visore e stare a IR0 e poi con il potenziometro andare a farla partire e poi regolarla, cosa veramente fondamentale e che è stata contestata ad altri. E poi c'è la possibilità di intercambiare l'illuminatore IR. Viene venduto di default con un IR a 940 nanometri reali, veramente quasi completamente invisibile all'occhio umano. Dovete stare perfettamente in asse col diodo, se no non lo vedete. Cosa fotonica, io non pensavo fosse possibile, se non montando diodo laser. Invece è una cosa paurosa. E potete mettere anche un illuminatore IR che viene venduto a parte da 850 nanometri. Dice Cesar, ma che cosa cambia? Cambia parecchio il tipo di illuminazione, perché la 940 nanometri è una lunghezza d'onda diversa, quindi illumina un po' di meno, si vede molto meno ad occhio nudo, ma illumina anche meno. Con un illuminatore IR a 850 nanometri che la Lynx vende, avete 150 metri illuminati di profondità di campo, senza splash di ritorno. È una cosa pazzesca. Io non so come sia possibile, non so cosa sono inventati, non me lo chiedete, non lo so, ma è paurosa. Io l'ho provato e sono rimasto di stucco, per non dire del merda. Detto questo, in più, oltre alla possibilità di intercambiare i diodi, avete una regolazione diversa della focale. Perché negli altri visori concorrenti o assemblati avevate l'obiettivo nella RunCam, ok, che voi ruotavate davanti e trovavate due immagini uguali che si matchavano a posto. Con questo potete avere due regolazioni in più anche negli oculari posteriori. In questa maniera, per chi ha problematiche particolari eccetera, riuscirà a trovare una regolazione perfetta, millimetrica, super precisa e molto più definita degli altri visori che trovate in giro. E quindi questo è veramente clamoroso, anche questo vi fa capire che è diverso. Cos'altro cambia? L'obiettivo è diverso, non è un obiettivo RunCam, non è un FPV, non è niente, è un obiettivo ad alte prestazioni, ad alta risoluzione, e gli schermi dietro sono differenti. Non sono semplici schermi LCD, ma sono degli schermi con qualità OLED. Non so se rendo l'idea. Quindi voi avete già una videocamera e un obiettivo che va molto meglio, viene esaltata ancora di più la prestazione dallo schermo OLED, che è veramente fotonico. Quindi questo fondamentalmente era il visore in sé. Attenzione, prezzi veramente molto molto buoni, perché lo standard set base viene 770 euro.
il full set con il battery pack carica batterie incluso, 8,50. Siamo estremamente allineati con l'azienda, estremamente allineata con una qualità veramente altissima. Cosa importante, chi ha visto nei miei canali social ha visto che ci sono anche altri prodotti della Lynx che integrano anche la visione termica. Quelli sono gli altri due che arriveranno poi alle recensioni, quindi il Pro e il Pro Fusion. Non è possibile intercambiarli, ok? Quindi voi, se vi comprate il full set standard o il base, non potete mettere tecnologia termica, ok? Non è possibile. Solo il Pro e il Pro Fusion possono, perché l'hardware esterno è stato modificato ed è diverso. È possibile sganciare un tubo, rimettere l'altro tubo, richiudere e far andare il visore lo stesso. Con questo non è possibile, ma le videocamere, schermi, lenti e tutto di questi visori notturni sono identici a quelli che trovate di là. Di là il prezzo è differente per il discorso di modifica dell'hardware, di possibilità di intercambiare, di alloggiare tecnologia termica. Questo è un vino notturno della Madonna. Della Madonna. 770. E a parte che comprerei soltanto tutto per l'adesivo. Io ve lo dico, io comprerei. Ecco, mi dice: tieni, prendili, dammi l'adesivo. Dammi l'adesivo. Però, a parte quello, perché è una figata paurosa. A parte quello, è veramente ottimo. Quindi, valigetta rigida, tutto il completo. Io che cosa vi devo dire, ragazzi? Se avete bisogno di provare i visori, ho un accordo con la Lynx, facciamo dei device test gratuiti al Dojo Airsoft Camp di Arezzo e ci chiama, potete contattare me, potete contattare la Lynx o potete contattare il Dojo Airsoft Camp, prenotare e venire a provare il visore. Vi farò alla fine della carrellata delle recensioni introduttive dei prodotti della Lynx anche tutto un discorso di device test. Anch'io, quindi vi farò vedere il campo aperto, vi farò vedere il CQB, vi farò vedere tutto. Questo è un visore che secondo me è estremamente valido per fare CQB Force on Force, perché è secondo me lo stato dell'arte per fare quelle cose lì. Voi lo potete fare senza patema d'animo che qualcuno vi sparaflescia addosso le torce, che accende le luci, che fa quello, che fa quell'altro. Quindi rispetto a un visore analogico è la tranquillità e ovviamente un prezzo che è tipo, non lo so, meno di un decimo, ok, di un binoculare analogico. Quindi secondo me, ragazzi, tantissima roba. Adesso ovviamente likeate a bestia il video, vi iscrivete al canale, accendete le campanelle, insomma seguitemi, resto aperto a qualunque tipo di commento, scrivetemelo pure sotto, vi risponderò prima possibile e ovviamente vi lascio tutti i contatti della Lynx Night Vice in descrizione. Non mi resta altro che dirvi, Makes of Time, Great Again, ciao Softgunner, a un prossimo video.